Ciao ragazzi, sono MazzeTest e questo è il primo video e inizio con MindTest. Per chi si è perso l'introduzione, c'è il video precedente nel canale in cui spiego perché sto facendo questi video, insomma. Questo è MindTest, una versione di un gioco basato molto su quello che è Minecraft. Allora, innanzitutto bisogna andare a prendere un po' di legna che è molto importante per costruire i primi attrezzi. Il mondo è tutto fatto a cubi, come potete vedere intorno, pure se aumento la visuale, è fatto tutto a cubi. E niente, qual è l'interessante di questo? Beh, che puoi fare quello che cavolo ti pare. Se continuerete a vedere il video, i video, perché credo che ne farò un po' perché dura abbastanza come gioco, comunque può essere, cioè è potenzialmente infinito. In più ci sono varie modifiche che possono essere utilizzate. Io per esempio ne ho un po' installate che adesso poi andrò a mettere nella descrizione e aumentano comunque anche la possibilità di giocare. Ci sono anche i server multiplayer e boh. Quello che in pratica sto facendo è andare a costruire un piccone con il legno. Infatti in questa tabellina 3x3 si possono creare degli oggetti. Scusate se il gioco lagga un po', è principalmente dovuto al fatto che sto registrando. Quindi adesso andrò a cercare della roccia invece che questa qua, perché è molto utile per creare degli oggetti più resistenti, diciamo. Allora, io prenderò della roccia soprattutto all'inizio per farmi una zappa. Con la zappa si possono cercare dei semi e si può coltivare la terra, diciamo così. E è molto importante perché è l'unico modo per recuperare vita e in più io voglio farmi un letto in modo da far passare la notte velocemente quando c'è la notte, perché altrimenti è un po' barboso girare quando è tutto buio intorno. Quindi credo che cercherò rapidamente se trovo dei cotoni. Infatti non ho ancora trovato del cotone. Questa non è la versione base, come vi dicevo, ma ci sono alcune mod installate e sono tutte, le potete trovare tutte sul forum di MindTest, che vi linkerò se mi ricordo. Se non mi ricordo, per favore scrivetemelo nei commenti. Non scrivetevelo, ma scrivetelo. Scrive, pa, 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 scrivetemelo nei commenti. Stavo dicendo, l'unica cosa che ho cambiato è nella modifica farming, che aggiunge appunto la possibilità di coltivare, in cui ho aggiunto le piante di uova e le piante di latte. Sì, ho aggiunto le piante di uova e le piante di latte perché in realtà, se no, il latte e le uova per la mod che ti permette di creare il cibo erano di un'altra modifica che però ora come ora non funziona perfettamente. No, è meglio che la faccia di pietra perché è più resistente. Non funziona perfettamente, dicevo, allora quest'altra modifica. E allora per ovviare al problema ho creato queste piante ipotetiche, immaginarie, che sono le piante delle uova e le piante del latte. Per cui ho creato delle immagini apposta, sia per i semi, che sono questi per le uova e questi per il latte, che poi per la piantina. Ho utilizzato quelle dei semi della modifica farming e quelle dei prodotti finiti, in pratica, dell'uova e latte, che erano già presenti. Ah, ecco, ho trovato un altro seme di cotone. Ci sono vari semi, ma adesso quello che mi interessa di più è avere il cotone per poter farmi un letto, perché la notte ogni tanto è barbosa. Il fatto di poter decidere quando, cioè decidere di andare a dormire, è una cosa interessante, diciamo.
I video naturalmente non dureranno tantissimo perché ho il limite dei 12 minuti, mi pare che siano. Quindi mi dispiace, ma continuerò su varie puntate, naturalmente. Non è che posso fare una puntata in cui presento tutta la partita di tutto il gioco. Pensavo di fare partite alternate ai vari giochi. Credo che darò un po' più di rilievo a Minetest, anche perché Minecraft è un gioco proprietario e questa è una buona alternativa e credo che possa essere il gioco più interessante per chi guarda, per chi sta guardando. Ma alternerò comunque con altri video. Adesso il programma non ce l'ho ancora perfettamente in mente. Però, beh, vedrete i prossimi video. Se vi iscrivete, poi vi arriveranno comunque le notifiche quando c'è un nuovo video, ma credo che comunque lo scriverò su Facebook, per chi mi conosce su Facebook. È su Google Plus, non l'ho messo di questo video, però non c'è tanta gente che ho su Google Plus. Se per caso ci fosse qualcun altro che conosco su Google Plus, mi aggiunga, io ci sono. Mi trovate sempre come mazza e testa, sono sempre io. Sì, lo so, qua sto rovinando tutto, sto deturpando tutto il paesaggio, ma dopo credo che andrò in un altro posto, a dire il vero, perché questo posto, beh, no, in realtà questo posto non è male, è vicino al deserto, è vicino alla spiaggia. Forse resterò qua, comunque dopo. Se resterò qua metterò un po' a posto, diciamo. Ho un sacco di cose qua. Tra l'altro andiamo a piantare questi alberi qua. Questi due alberi, perché così poi dopo potrò tagliarli naturalmente quando avrò bisogno di altra legna. E poi facciamo l'ennesima zappa di pietra che continuano a rompersi, sì, perché gli oggetti non sono infiniti. Quando andremo più avanti e avremo più potenzialità, potremo farli più resistenti e ripararli. Però ora come ora durano poco, poco nulla. Soprattutto la zappa, perché per l'utilizzo ci vuole proprio solo un click. Quindi sembra proprio che duri un nanosecondo. Sta calando la notte e naturalmente il cotone non è ancora cresciuto. Io credo che aspetterò un attimo, poi stopperò il video perché credo che siano già quasi passati 10 minuti. Niente, se siete interessati a seguire questo tipo di video. Ah, ho trovato dell'altro cotone. Se siete interessati a seguire questo tipo di video, iscrivetevi magari, o magari non iscrivetevi se non vi interessano. Però, boh, aiutatemi un po', anche magari visualizzandoli aumentano la possibilità di essere visibili da altre persone che non mi conoscono, insomma. E posso farlo arrivare ad altra gente se li visualizzate. Quindi, boh, con la luna che sta sorgendo rapidamente. E il sole che ormai non si vede più, si vedono giusto alcuni raggi laggiù. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!